Eccoci di nuovo in diretta con la nostra edizione. Andiamo avanti con eventuali telefonate. Sì, ecco, pronto, buongiorno. Buongiorno. C'è un suono metallico, ma aspettiamo ancora un attimo. Pronto? Allora, mi dicono che è caduta la linea. Andiamo avanti con alcune ultime mail. Vado subito a caricarle, se è arrivato qualcosa. Vorrei sapere che tipo di tranquillante prendete prima di iniziare la trasmissione, se ne è veramente meravigliosi complimenti. Grazie a Claudio che ci scrive, nessun tipo di tranquillante, glielo garantisco. Sentiamo una telefonata, buongiorno. 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 Senta, un intervento breve, mi chiamo Giorgio. Sì. Senta, volevo riguardo alle precisazioni di Fedriga, che avete appena trasmesso, quando dice che poter muoversi con la macchina per andare a fare movimento riempirebbe barco, e questo è reale, cioè è una preoccupazione che gli va riconosciuta. Però ecco, quello che proprio trovo disdicevole, che non si riesce in nessuna maniera a raggiungere, noi abbiamo il carso. È come dire, è una qualità di vita che è proprio sprecata, perché in un momento del genere poter in qualche maniera raggiungere il carso, soprattutto per gente più anziana, è solo che salute. E in qualche maniera si potrebbe vedere di frenare il traffico verso Barcola, ma permettere che la gente vada in carcere, anche perché anche là i posteggi sono molto distanziati, la gente non sarebbe in pericolo per assembramenti. Ecco, Certo, ho questo capito, ho capito è quanto una dice. cosa che penso sia da prendere in considerazione. Vi ringrazio. Grazie, grazie a lei, buona giornata, grazie per la sua considerazione. Leggo dei dati che sono quelli relativi ai controlli da parte delle forze dell'ordine. Sono 388 le persone controllate, 8 le persone sanzionate, nessuna persona denunciata in questa fattispecie, e neanche sia per quanto riguarda le disposizioni per il coronavirus che anche per altri reati, quindi la voce indica zero. Poi 65 le attività o esercizi commerciali controllati, e in questo caso anche nessun tipo di sanzione a titolari e chiusure di attività o esercizi. Questi dati che sono stati forniti pochi minuti fa da fonte delle forze dell'ordine. Andiamo a leggere ancora altre mail, lo facciamo subito per leggere qualcos'altro. Gentilmente stava iniziando a leggere la mia mail prima dell'intervista di Bosazzi al Vescovo, ma poi l'ha scavalcata. Ah sì, giusto, ha ragione, assolutamente, le chiedo scusa, poi ne sono arrivate altre, quindi sono andate sopra. Ha fatto bene anche inoltrarla, così non la vado neanche a ricercare. Gentilmente ci può chiarire, perché il decreto non lo fa, l'argomento delle visite ai parenti. Il grado di parentela è solo per i consanguinei o anche per gli affini? Faccio un esempio pratico. Devo andare ad assistere mia zia in un altro comune, ma all'interno della regione. Lei però non è consanguinea in quanto è la moglie del fratello di mia madre, purtroppo deceduto. Ho aspettato molto questo fantomatico 4 maggio, ma ho il dubbio che non posso andare ad assistere mia zia, sola, anziana e senza aiuti. Grazie, se potete rispondermi, complimenti per voi, la trasmissione e la pazienza. Sì, è una zia comunque di fatto, quindi è una sua parente, quindi la può andare a trovare anche se non è consanguinea per tutta quella serie di passaggi che ha indicato, no? È la zia, quindi va bene. Sentiamo un'altra telefonata. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, prego. Angelo Messo. Ci Allora, ho sentito prima una telefonata. Intanto, complimenti e buon 1º maggio. Ecco. Prima avevo una risposta a uno che chiedeva per poter portare la macchina tagliando. Sì. Di questa settimana, questo mese, mi scadi. Sì, la sento, la Pronto? sento. Sì, la macchina. Ok. Mi scadi la revisione. Del stesso discorso devo andare dove mi informo. Adesso le dico le scadenze delle revisioni, perché è stata prorogata e quindi c'è possibilità di poterla revisionare più tardi, la macchina.
Adesso glielo dico, la scadenza per i veicoli con revisione scaduta al 17 marzo o che scade entro il 31 luglio è consentita la circolazione fino al 31 ottobre del 2020 senza aver effettuato la visita di revisione, quindi lei ha tempo fino al 31 ottobre. Ok? Ho capito, grazie. Grazie a lei. Ho una domanda? Sì. Allora, prego. Sì, dico due cani. Uno dei due ha un problema tipo epilessia. Non posso portarlo qua vicino, diciamo intorno a casa, abito a Sargola, perché se incontra altri cani. È un problema, eh. E evitata le crisi. Ecco, mi dico la possibilità di un campo privato di quale con le chiavi che vado solo lì a officina. Sì. Posso andare? Cioè lei intende spostarsi a officina in auto con il cane perché nelle sue vicinanze non può? Giusto? Ho capito bene? Sì, non posso perché il cane non può approcciarsi con altri cani, le tre crisi tipo epilessia. Guardi, in realtà no, cioè in realtà se lei ritiene di poter fare una passeggiata, la fa nel limite delle sue possibilità, partendo da casa con il cane o senza cane, ma sempre nei dintorni di casa sua. Prendere il cane e andare a passeggiare altrove, al netto della difficoltà, me ne dispiaccio, dell'animale, non sarebbe consentito al momento. Quindi dovrebbe... le ripeto, mi dispiace anche dare una risposta di questo tipo, ma secondo quanto noi siamo in costante lettura dalle regole varie, non è consentito questo tipo di uscita da casa con la macchina per andare nel posto, eccetera. Signora, io la saluto e la ringrazio anche perché abbiamo il ritardo di comunicazione dato dal volume e quindi andrei avanti anche con altre telefonate, se ci sono, altrimenti possiamo andare avanti anche con le mail perché comunque ne arrivano avanti. Gradirei sapere se mi è consentito fare manutenzione sulla barca di mia proprietà che si trova su un invaso rimessata presso un cantiere in un altro comune. Il provvedimento del Friuli Venezia Giulia lo consente per barche all'ormeggio. È vero, scrive così, lo rivediamo assieme, rivediamo assieme proprio le imbarcazioni. Sono consentiti i lavori di manutenzione sulle imbarcazioni da diporto ormeggiate in un comune diverso di quelle di residenza, sita le attività e gli spostamenti conseguenti sono autorizzate sia per gli artigiani che per i proprietari. La permanenza deve tuttavia limitarsi al tempo strettamente necessario allo svolgimento dei lavori che possono avere luogo sia con le imbarcazioni in acqua che fuori. Forse in quest'ultima voce si può trovare una risposta proprio per la sua situazione. In questo caso anche però le chiedo eventualmente di fare un controllo incrociato sia con le forze dell'ordine che eventualmente con la realtà che si occupa della cura delle imbarcazioni, perché potrebbe essere che siano informati anche loro su cosa possono disporre ai propri affiliati. Altra telefonata, buongiorno. Pronto? Sì, prego. Okay, buongiorno, mi chiamo Pietro. Allora, sì. Solo una piccola segnalazione, sì. Io non so se era autorizzato o no. A San Giacomo, sì. Che si vede in diretta, c'è una manifestazione, penso, di persone del 1° maggio. Sì. Con tante persone vicine, ma proprio tante, polizia messa ai fianchi e nessuno interviene. Allora, cosa serve il discorso di... Pronto, mi senti? È quello che un po' temevamo che ci venisse segnalato. Come parlo? Sì, 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 mi sento, la sento, prego. Ma prego, prego, ci dica.
c'è pieno di gente e non si capisce come mai praticamente nessuno interviene. Le ripeto, questa è una delle situazioni che noi temevamo che ci venissero segnalate o che comunque provocassero un disordine, una aggregazione, un assembramento, usiamo i termini che volete, in virtù della festa odierna. In teoria le manifestazioni sono consentite rispettando determinati criteri molto molto stringenti, lo abbiamo visto anche per il 25 aprile. Ma peccato che non siete andati in diretta a far vedere la gente. No, guardi, saremo in diretta tra poco. Ah, ecco. Saremo in diretta tra poco, sì. Deve dare il tempo, deve dare il tempo alla troupe di spostarsi. Ecco. È ancora in corso, sì? Sì, cioè io lo sto vedendo, lo stiamo filmando anche con il telefonino. In piazza, in Campo San Giacomo, no? E sono tutti vicini. In Campo San Giacomo, no? Giusto? Campo San Giacomo, cioè sì. Dove c'è la chiesa, dai, per capirsi. Guardi, sì, deve dare un attimo tempo alla nostra troupe di spostarsi, ma era previsto nella scaletta, diciamo, di oggi di andare a verificare, sì. Ok. Saremo in diretta tra poco, insomma, diciamola pur così. La ringrazio intanto. Bene, buona giornata. Grazie, buona giornata. Saremo anche lì, diamo tempo a chi si deve spostare con l'attrezzatura e tutto il resto per andare a vedere qual è la situazione a San Giacomo. Andiamo avanti. Ho mandato due mail alle 9 e alle 11. Ah, ok, adesso le vado a vedere se le recupero anche attraverso il mittente. Dunque, 9, 11, vediamo le 11 che è poco più vicino, dovrebbe essere, no, questa è la stessa, vabbè, intanto abbiamo una telefonata mentre recupero le mail disperse, prego. Pronto? Sì, buongiorno. Pronto, buongiorno. Sinda, io mi riferisco a quello di cui parlava prima. Pronto? Sì, ci dica. Il telespettatore per quanto riguardava San Giacomo. Io abito sulla pista ciclabile e sto vedendo un po' gruppi di persone che camminano distanziate, eccetera. Ecco, l'unica raccomandazione è a chiedere a quelli che sono in bicicletta, ma non quelli che sono con i bambini, eccetera, ma quelli che sono tutti, diciamo, da competizione, di avere un po' di pazienza, perché in effetti se ognuno abbiamo rispetto delle persone e di non correre, perché quella non è una pista ciclabile, è diventata una pista pedonabile e quindi loro non possono fare le solite cose che facevano prima, perché guardi, io li conosco, abito qua e so che spesso e volentieri vengono giù anche a velocità non molto ridotta. Ecco, cerchiamo un attimo di rispettarci tutti, è bello vedere queste famiglie con due bambini, tutti camminano distanziati, eccetera, però ci vuole un po' di attenzione, così andiamo avanti e anche cerchiamo un po' di, come dire, di toglierci da questo impatto di rimanere a casa. La ringrazio. Grazie. E buona giornata. Grazie. Grazie a voi e grazie che siete sempre molto attenti alle nostre richieste. Grazie. Lei ha detto una parola interessante, cioè ci vuole rispetto sempre in tutto e anche in questo caso a maggior ragione per mantenere le distanze, che sono quello con poi la copertura del naso e bocca, ma soprattutto la distanza interpersonale, il distanziamento sociale come viene chiamato, è uno dei criteri che maggiormente aiuta alla salvaguardia della salute di tutte le persone, quindi credo che il buon senso vada applicato in questa come in altre situazioni che si incontrano di questi periodi. Andiamo a sentire ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno Bernardo, sono Diego. Buongiorno Diego, buongiorno. Allora caro Bernardo, io oltre al premio Camomilla che avevo già suggerito un paio di giorni fa, aggiungerei tramite Avarino che hanno vista, perché Avarino fa lavorare anche il primo maggio. Vabbè, ma bisogna, insomma. Bisogna. No, buon primo maggio allora. Grazie. Detto questo e battute a parte, sì. Io sono passato un'oretta fa circa per San Giacomo, vicino al piazzale. Posso confermare che ho visto un po' di movimento davanti alla chiesa, però ripeto, un'ora fa non mi sembrava tutto questo assembramento.
Posso confermare di aver visto passare una pattuglia della, in macchina della polizia, e poco più avanti, proprio dall'altro lato del piazzale, sostava un'auto del, della polizia municipale con due o tre agenti. Quindi credo che stiano monitorando il... Sì, immagino anch'io, immagino anch'io. Poi se voi passerete a fare una camera card, tanto tanto meglio. Sì. Al di là di questo invece, mi ha più che incuriosito, preoccupato di più, una, sempre in campo San Giacomo, una scenetta con un anziano, credo ottantenne, molto sorridente. Ma perché dico sorridente? Perché questo anziano ottantenne, senza mascherina, attendeva tranquillamente il bus, la 10, e quando è arrivato l'autobus, assieme a altre 3 o 4 persone, è salito tranquillamente sull'autobus senza mascherina. Questa mi sembra una cosa un po' più che fa così, su cui ragionare, perché io capisco che l'ottantenne, no, a una certa età possa anche aver vissuto la sua vita e quindi, voglio dire, avrà avuto il suo vissuto, le sue esperienze, e può tranquillamente accompagnarsi anche a vita migliore. Il problema è che questa persona magari rischia, mi auguro che non lo sia, ma rischia di contagiare anche altre persone. E sull'autobus voglio ricordare che ci sono anche persone giovani, magari mamme con bambini, eccetera. Quindi su queste cose inviterei magari le forze dell'ordine a fare controlli anche sugli autobus, perché queste persone giovani o anziane che vanno in giro senza mascherina sono un grosso problema, ecco. Quindi credo che la segnalazione vada fatta anche in questo senso. Non rubo altro tempo. Grazie. Auguro di nuovo un buon lavoro e un buon primo maggio, e quindi credo di aver detto tutto, insomma. Buona grazie. Giornata. Grazie, buona giornata, grazie. E chi non mette la mascherina o non copre il naso e la bocca all'esterno, quindi in giro in città, sul marciapiede, mentre cammina, eccetera, e anche a bordo dell'autobus, va contro all'ordinanza regionale e quindi anche poi al regolamento che è in vigore all'interno dei mezzi di trasporto pubblico locale, e quindi può essere sanzionato, può essere multato, ed è oltretutto un comportamento che in questo momento abbiamo conosciuto come essere privo di attenzione nei propri confronti e nei confronti degli altri. Quindi la persona in questo caso che lei ci ha descritto era in difetto, se così possiamo oggettivamente definirla, e ripeto poi che in una situazione di contesto generale fa anche parte dell'attenzione personale, dell'attenzione soggettiva, salvaguardare, come ho detto un attimo fa, se stessi e gli altri dall'ipotesi di contagio nei confronti proprio di altri o eventualmente di prendere se stessi il virus. Sentiamo ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Gulotta. Nivea, buongiorno, prego. Allora, già questa mattina mio marito ha detto è un piacere ascoltarlo. Grazie. Lei è un grande professionista. Grazie. Allora, adesso mi ha telefonato un quarto d'ora fa mia figlia, e ripeto, mia figlia ha detto che piazza San Giacomo è piena e che c'è anche tanta tanta polizia. Adesso non so se corrisponde a quello, se il signore l'aveva visto prima o dopo. Bene. Volevo fare un appunto, no? Il 4 maggio è cambiato tutto per non cambiare niente. E allora chi ha il ciclo cross può andare dove vuole, e chi ha, adesso ci sarà l'ordinanza dei Fedriga, chi ha il caravan potrà andarlo a farlo mantenere, a metterlo a posto, e la manutenzione per la seconda casa, tutto questo si può fare fuori dal comune. Ma però chi ha solo una casa e una macchina non può neanche andare sul caso. Mi collego alla telefonata del signore di 3-4 telefonate fa, perché no, cioè, cambia tutto per non cambiare niente. Non possiamo muoverci in nessun posto se non abbiamo qualcosa da mantenere o da fare. Anche il discorso di Fedriga, che io l'ho votato, Gulotta, mi permetta, e ho molta fiducia in lui, però ha detto che sarà liberalizzata la pesca sportiva, non mi sembra che questo sia il punto più importante di questo caos in cui viviamo. Okay. E poi i congiunti, mi sembra sia stato detto un salutino,
ma niente pranzo in casa, e le nonne spero siano tanto coscienti da non abbracciare e baciare i bambini che eventualmente si presenteranno sulla loro porta, perché insomma io lo sa come penso, sono sempre una che combatte, ma su queste cose combatto anche, non si può tralasciare, è inutile che dicano che gli anziani non possono uscire e poi ai nipotini si abbracciano sulla porta, eccolo. Grazie Gulotta, mi grazie. Scusi tanto. Grazie, non ci mancherebbe, siamo qua per questo. Grazie delle parole all'inizio e delle sue considerazioni. E, quando lei dice che lo spostamento per far visite ai congiunti si deve limitare a una visita o comunque non creare pranzi, riunioni di famiglie numerose, non fa altro che ripetere quanto ha detto il primo ministro Conte nel dispositivo del DPCM che entrerà in vigore dal 4 di maggio, che consente la visita ai congiunti ma non vuole creare situazioni di riunioni di famiglie numerose, perché poi si va a tornare un po' al punto di partenza, quello di evitare assembramenti. Quindi non ha fatto lei altro che ripetere quanto è stato detto dal primo ministro. A San Giacomo adesso aspetto notizie dai colleghi, ma è probabile che saremo lì per verificare la situazione. Quando ci sarà modo ve ne darò senz'altro conto. Nel frattempo dovrei aver recuperato la mail della persona che ci aveva scritto prima e che non era stata letta. Vorrei sapere due cose. La prima, dovrei recuperare vari oggetti a Venezia dove studiavo e vivevo, cioè come faccio per andare fuori regione. La seconda, io abito a Fiumicello ma ho tutti i miei defunti a Trieste, posso andare al cimitero. Allora, approfondiamo subito questo argomento, però vedo che è pronto, subito fra un attimo questo argomento, però vedo che è pronto Umberto Bosazzi, credo dal collegamento esterno, abbiamo anche Gianluca Paladini in esterna, quindi ci sono più forze in campo, se ci vedete in un luogo non vuol dire che non saremo tra poco in un altro. Allora Umberto, se tu sei pronto io ti cedo la linea per quella che sarà tra poco un momento simbolico in vista in occasione della giornata odierna. Umberto. Marco. Sì. Noi siamo collegati, Bernardo, dalla zona, diciamo, della Lanterna, nel tratto prospiciente la caserma d'asilo Stiepovic della Guardia Costiera. Quello a cui staremo per assistere fra un paio di minuti sarà, come dicevi tu, un gesto simbolico di solidarietà, diciamo così, da parte della Guardia Costiera e credo anche della Guardia di Finanza, a tutto il personale marittimo, soprattutto anche, diciamo, al personale marittimo che in queste settimane, causa il coronavirus, si trova a casa diciamo senza lavoro. Suoneranno le sirene di tre imbarcazioni, adesso io poi non sono preciso e chiedo scusa. Io le chiamo motovedette, ma probabilmente avranno un altro nome e quindi, ripeto, chiedo ancora scusa ai telespettatori e anche al personale della mia imprecisione. Suoneranno a mezzogiorno e idealmente suoneranno in tutta Italia, quindi per far sentire ancora di più a tutti i componenti il comparto marittimo la vicinanza, insomma, in questa giornata, in questo primo maggio molto molto particolare. Intanto io direi, se tu sei d'accordo Bernardo, di tenere la linea fino a mezzogiorno, proprio per non perdere il momento. Va bene. Il momento clou del suono delle sirene. Va bene. Allora, posso? Perché sì, io sì, poi prego. Sento. Prego, prego Umberto, sì, tieni pure la linea. Ok, perfetto. Allora, intanto che teniamo la linea, volevo raccontarvi un pochettino quella che è un po' la situazione anche lungo le vie della città, non so se l'avete accennato, eccetera. Noi in zona Campo Marzio, venendo dalla Barsila, abbiamo visto effettivamente parecchie persone in giro, parecchie persone anche armate, virgolette, di macchina fotografica, tanto che ci chiedevamo addirittura se non turisti, comunque gente che si allenava
a fare i turisti. Quindi c'è un po' di movimento, per dire la verità, c'è parecchia gente in bicicletta e ci sono anche parecchi controlli di polizia da parte delle forze dell'ordine. Quindi insomma una situazione tutto sommato abbastanza tipica di queste giornate strane nei giorni di festa, pare leggermente più, come dire, trafficata del solito, ma ripeto, molti in bicicletta e qualcuno anche che faceva footing. Intanto si sta preparando questo momento simbolico che, ripeto, a mezzogiorno vedrà suonare idealmente all'unisono in tutta Italia le sirene delle motovedette della Guardia Costiera e in questo caso della Guardia di Finanza, perché come sapete da queste parti c'è anche una caserma della Guardia di Finanza. Vediamo se riesco a capire tra quanto tempo, ma credo che sia veramente questione di secondi, perché ci hanno detto appunto che la cosa sarebbe avvenuta a mezzogiorno preciso e siamo veramente in dirittura. Io direi appunto di lasciar parlare le immagini e di lasciar parlare anche l'audio, perché credo che veramente fra pochi secondi ci siamo. Ancora si stanno preparando, sono tre i mezzi della Guardia Costiera.
dunque in questo momento il segnale si sta facendo sempre più attutito. Questo momento molto significativo dunque volge al chiudersi. Io restituisco la linea, ci vediamo più avanti. Quasi, passatemi la battuta, mi verrebbe da chiederti come fanno i telespettatori a noi quando potrò fare la visita da un otorino, perché queste sirene con la cassa dello studio fondamentalmente mi hanno spaccato i timpani, ma vabbè, questo è poco importante. Grazie Umberto dalla zona dell'acqua marina, fondamentalmente siamo in quella zona lì. E andiamo avanti, sono le 12:03, abbiamo il break alle 12:30 e ci sono molte altre telefonate. Nel frattempo, poco prima di sentire la prossima telefonata, vi faccio vedere una delle foto di San Giacomo, come si presentava pochi minuti fa. Vediamo se riusciamo giusto a vedere davanti la chiesa Campo San Giacomo. Ci hanno inviato via mail questa fotografia, è evidente che ci siano molte persone in quel proprio di San Giacomo. La fotografia è chiaramente più panoramica, non si vedono né volti né niente, per amor del cielo, però si evince proprio come ci sia un nutrito gruppo di persone che si sono ritrovati in Campo San Giacomo questa mattina. Sentiamo, come detto, una telefonata. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Prego. Innanzitutto ho visto, questa qua è una festa dei lavoratori un po' amara, perché tanti lavoratori, tipo medici, infermieri, sono morti sul posto di lavoro per curarci. Sì. E poi vorrei ringraziare voi. Grazie. Come emittente privata della regione e anche altre emittente private del Veneto, che date più notizie precise rispetto alla RAI o qualche altra emittente. E la mia domanda di protesta è questa. Io sto in cassa integrazione, cioè stringendo la cinghia, sto anche bene, si può dire, anche se ho problemi abbastanza importanti. Ma i nostri politici di destra, di sinistra, di centro, di qualsiasi gruppo di appartenenza politico, uno avrebbe detto: mi taglio in questa crisi, mi taglio lo stipendio, perché tanti non hanno ricevuto la cassa integrazione. Cioè, io sono fortunato perché me l'ha pagato il mio datore di lavoro, ma gli altri la stanno ancora aspettando. Un politico avrebbe detto: rinuncio allo stipendio. E per noi no? Sì, prego, continui pure. Sì, no, perché c'ho il ritorno in... Lo so, si immaginavo, sì. Sì, questo volevo dire. Poi dopo, okay. Infatti, fatto la Calabria che ha aperto tutto, no? Io se fossi a Conti direi: tu Calabria hai aperto tutto, se ti ammali ti curi da solo e fai pagare tu le spese sanitarie. A questo punto è meglio che ogni regione si gestisce da solo e sta a posto. Ok. Grazie. Grazie del suo intervento, ho messo un po' di pepe nella discussione. Allora, confermata la manifestazione non autorizzata a San Giacomo, mi comunica Marco Stabile, noi tra poco saremo lì in diretta, così anche per rispondere a chi ci aveva chiesto come mai non avessimo già ripreso quelle immagini, ci saremo tra poco, quindi andremo a vedere proprio da qui cosa succede. Leggo un articolo di un sito che riprende quelle che sono le decisioni dei parlamentari in vari paesi, dove i parlamentari hanno deciso di tagliarsi lo stipendio per l'emergenza coronavirus. In Italia, come si legge poi, perché dopo fanno tutto il punto sui paesi, Nuova Zelanda, Grecia, Thailandia, eccetera, in Italia, nel nostro paese, ci sono state molti esempi degni di nota, grandi aziende che hanno deciso spontaneamente di dimezzare gli stipendi del comparto dirigenziale, sostenere i lavoratori, eccetera, 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 eccetera. Invece, per quanto riguarda il mondo della politica, i parlamentari italiani non hanno ancora formalizzato nessun taglio, tuttavia non mancano le proposte al riguardo. Quindi non c'è una decisione a livello ufficiale e non c'è stata una decisione a livello ufficiale, ci sono stati dei gesti singoli demandati proprio alla volontà da parte, come detto, dei politici presi singolarmente. Però questo era il giudizio del telespettatore, che noi accogliamo e che ringraziamo per averci esposto. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno, prego. Buongiorno, sono Giovanna di Trieste. Buongiorno. Avevo bisogno dei chiarimenti per quanto riguarda le visite ai congiunti. Sì. Adesso le spiego la situazione. Io sono triestina, mio marito è residente a Trieste, ma ha la famiglia in Friuli, per cui io ho parenti in Friuli. Ok. Sarà possibile andare a trovare da lunedì? Sì, è consentito dentro la regione la visita ai familiari. Cioè, possiamo anche andare in macchina insieme? Sì. Ah, si può andare in macchina io con mio marito, sì, andare in Friuli insieme? Sì. Si può. Allora, questo vuol dire che cambieranno anche i moduli di autocertificazione, metteranno... Guardi, è già cambiato in realtà il modulo di autocertificazione, noi lo possiamo far vedere dalla nostra grafica. Fondamentalmente è cambiato molto poco rispetto a quello di prima, perché si fa semplicemente riferimento a quello che sarà il nuovo decreto, e poi ci sono all'interno della stessa autocertificazione la voce situazione di spostamenti che rivestono carattere quotidianità comunque effettuate abitualmente in ragione della brevità delle distanze, e poi a questo riguardo si dichiara che c'è il riferimento a assistenza a congiunti o a persone con disabilità, esecuzione di diversi interventi a favore di persone in grave di necessità, obblighi di affidamento a minori, denunce, reati, rientro all'estero, motivi particolari, eccetera, e in questo campo si può scrivere la visita ai congiunti, quindi si può... visita ai congiunti, non è una questione di assistenza, perché... No, le facevo gli esempi che sono stati riportati nel testo, però abbiamo letto anche prima, ci si può spostare all'interno della regione, per gli spostamenti consentiti, il governo aggiunge soltanto, questa è la grande novità, anche la possibilità di spostamenti mirati per far visita ai propri congiunti pur sempre nella stessa regione. Ah bene, e quindi anche in auto, questo era il problema, no? Perché in auto si vedono persone da sole che vanno a lavorare o per stato di necessità, invece proprio per una visita, sì, ai parenti, a questo mi rifaccio, mio marito in, sì, auto insieme. A questo mi rifaccio poi a quella che è una delle classiche domande per quanto riguarda gli spostamenti in auto che viene, sì, chiesta anche dalla gente, cioè se è possibile spostarsi in auto. La domanda è quanti passeggeri possono viaggiare su un'automobile, si può andare in due in moto, la risposta è le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro, questi limiti non valgono se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi, quindi lei e il marito potete stare in macchina assieme. Benissimo, benissimo, questa è la novità più... Grazie, buona giornata signora. Grazie a voi, complimenti. Grazie ancora, molto gentile. Allora, sono arrivate molte mail nel frattempo, abbiamo prima ancora quella della signora precedente che aveva chiesto se poteva recuperare, sì, adesso arrivo, infatti è molto puntuale, stava domandando la recupero. Due cose, la prima: dovrei recuperare vari oggetti a Venezia dove studiavo e vivevo, cioè come faccio per andare fuori regione. La seconda è: abito a Fiumicello ma tutti defunti a Trieste. Allora guardi signora, non penso che questa sua mobilità da casa sia in questo momento consentita. Mi spiego, lei nel primo caso immagino che dal Friuli Venezia Giulia ha bisogno di andare in Veneto per recuperare dei suoi vari oggetti perché lei studiava e viveva lì, però se questi non sono di estrema necessità non è comprovata esigenza e quindi non viene menzionata fra le possibilità di andare da una regione all'altra, e questo è un conto. E purtroppo anche nel secondo caso la visita al cimitero, oddio, in verità in questo caso la visita al cimitero perché ha i defunti a Trieste, lei è da Fiumicello, questo potrebbe essere uno dei motivi che può permettere lei di spostarsi, essendo un caso singolare, nel senso che non mi è capitato di sentirlo prima, non le so dare una risposta definitiva, è ufficiale, quindi mi riservo di fare un controllo anche con il comune se è possibile, o con chi di dovere, se è possibile spostarsi da un comune all'altro per andare in cimitero. Di base, da quello che ho letto, mi pare di no,
mi pare che bisogna ancora aspettare, però può darsi che su questo ci sia un'apertura, ma così, se necessita una risposta adesso io le direi di no, ma su questo potrebbe, forse si è poco più possibilisti. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno. Ciao, buongiorno, sono buongiorno. Loretta. Buongiorno. Sempre bravissimi, come grazie. Sempre. Grazie. E volevo chiedere una cosa. Io ho il compagno che in questo momento è in Calabria, era sceso per motivi di lavoro e famiglia. Lui ha la residenza qui a Trieste da un paio d'anni, perché stiamo assieme di più anni, no? Ma ovviamente in questo momento non è potuto risalire. Dopo il 4 lui può risalire in qualche modo o deve comunque rimanere giù in Calabria? Può ritornare, sì, può ritornare. Può ritornare, sì. Ma i voli sono riaperti, i voli anche? Sì, ci sono anche dei voli, ci sono anche è aperto il traffico aereo, chiaramente molto limitato, ma dal 4 di maggio una delle novità era proprio quella di poter fare in modo che le persone che sono rimaste fuori dal proprio comune e sono magari per motivi di lavoro o altro, possono ritornare. Benissimo, ok, avendo la residenza qui può ritornare a casa allora. Sì. Benissimo. Vi auguro un primo maggio, speriamo che passi tutto e bravissimi di nuovo. Tante grazie del vostro aiuto. Grazie, 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 buona giornata. Grazie, ciao, buongiorno. Buona giornata. Dunque, andiamo avanti, adesso vedrò di caricare un video che riprende proprio la situazione di San Giacomo, perché è stata segnalata a più riprese. Adesso vedo se riusciamo a caricare lo stesso video. Un attimo solo di pazienza. Allora, adesso vado a farvi vedere proprio quanto sta accadendo in Campo San Giacomo. Ecco qua. Non c'è un audio, ma si può ben vedere la situazione che si è venuta a verificare e che si sta verificando in questi momenti, in questi minuti, il Campo San Giacomo in città, persone con mascherina, persone senza. Ecco qua, ci fermiamo, questo video che ci è stato mandato e che dunque riprende la situazione attuale in Campo San Giacomo. Saremo tra poco in collegamento con Gianluca Paladin. Ok, comunichiamo intanto in diretta proprio per organizzarci al meglio e, come dicevo, saremo in collegamento tra non molto proprio con Gianluca Paladin per andare a verificare la situazione che si è venuta a creare. Andiamo intanto a riepilogare invece altre situazioni che abbiamo raccolto ieri grazie ai servizi in esterna, in questo caso la realizzazione è quella di Laura Bucarella. Sì, grazie ancora per la linea. Allora, ci troviamo in Piazza Verdi, in pieno centro città. Come vedete alle mie spalle c'è una discreta fila, come spesso accade insomma di questi tempi, all'ufficio postale qui centrale. Ovviamente anche in vista proprio del primo maggio, quindi del weekend lungo, festivo, molta gente si è riversata qui per le consuete incombenze, insomma, per quanto riguarda le poste, e in molti però da qualche giorno possono approfittare per riprendere il cosiddetto rito del caffè, che è così importante nella nostra città. Qui c'è proprio un esercizio che ha ripreso a fare anche nella modalità si può fare da pochi giorni di asporto, take away, il caffè, quindi è possibile ordinare dei caffè o anche il capo in B tradizionale qui a Trieste, e quindi ci avviciniamo proprio al locale. Allora, vediamo, qui ci sono credo i titolari. Buongiorno, buongiorno, ciao. Allora, avete ripreso anche voi, insomma, come altri esercizi qui a Trieste, la possibilità del takeaway, no? Del caffè per asporto, un rito irrinunciabile per tutti i triestini, non soltanto, insomma, è stato gradito dai triestini in questi primi giorni? Guarda, buongiorno a tutti. Certo, è stato molto gradito, anche se noi come format eravamo già preparati a questo modo di lavoro, no?
e la gente è molto felice di rivederci e di vedere qualcuno che cammina nella città, chiaramente. Quindi tutti molto entusiasti e stiamo facendo per il momento un buon lavoro, chiaro che non è il lavoro standard che c'è di solito. Ecco questo. Quali sono le differenze, insomma, rispetto, perché voi appunto, come diceva prima, siete proprio specializzati, no, in questo tipo di anche consumazione del caffè. Quali sono le principali differenze, mascherina a parte? Ma a livello organizzativo nostro nessuna, nel senso, per noi il lavoro continua nello stesso identico modo in cui lavoravamo prima. L'unica differenza magari il contatto con il cliente, che prima poteva entrare da noi, poter scegliere, creare il proprio food, portarlo via, consumarlo qui oppure ordinarlo. Questa è l'unica cosa che per noi è cambiata, per tutto il resto a livello organizzativo per noi rimane uguale. Condividete un po' la spin? Adesso perfezioniamo anche la chiusura del servizio che abbiamo appena visto. Andiamo da Gianluca Paladina a Campo San Giacomo. Gianluca, prego, hai la linea. Massimo, mi senti? Io ho un sacco di immagini, però... Eccoci, sì, siamo in diretta, grazie della linea. Come potete vedere, Campo San Giacomo, di fronte alla chiesa c'è il pienone di gente, una manifestazione che filtra dalle fonti che abbiamo sentito assolutamente non autorizzata, quindi insomma direi una manifestazione spontanea, ma in realtà parliamo più di una vera e propria organizzazione, chiaramente qualcuno l'ha dovuta organizzare. Abbiamo cercato di capire anche, ovviamente le motivazioni risiedono nel festeggiare comunque il primo maggio, festa dei lavoratori, tanti striscioni, tanti cartelli a sostegno della giornata, tanti cartelli anche che vogliono rimarcare questioni generali sul diritto al lavoro, tanti canti, il classico anche Bella Ciao che ho sentito poc'anzi, parlando con alcune persone abbiamo capito che si sapeva tra chi sta partecipando di questa manifestazione, ma in realtà non è assolutamente autorizzata, non ci sarebbe stato nessun via libera per poter venire qua a recarsi in tutta questa moltitudine, quindi teoricamente secondo la legge filtrano notizie di una possibile denuncia, insomma, per questo, per quello che state vedendo, ma insomma finché non è non ne diamo certo l'ufficialità. Comunque sia, tante persone, ragazzi, ragazze, adulti, anche anziani, moltissimi bambini anche con i propri genitori venuti qui approdati in questa piazza davanti alla chiesa. Le persone sono qui già da un po', già da diverso tempo, almeno un'ora e mezza. Non è mai calato il numero dei partecipanti alla manifestazione, casomai al contrario è aumentato, di conseguenza molto 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 partecipata questa manifestazione, nonostante non fosse autorizzata. Questo quanto si sta vedendo adesso in Campo San Giacomo, questa è la manifestazione che si sta svolgendo e io restituisco la linea allo studio. Luca, ci sono, immagino, anche forze dell'ordine, l'hai detto anche tu prima, insomma la situazione comunque deve essere in qualche modo risolta, mi viene da pensare, proprio perché non essendo autorizzata e poi si va incontro a situazioni di irregolarità che devono essere appianate. Non so se mi senti ancora, altrimenti torniamo in studio. Vabbè, torniamo allora in studio per andare avanti con le nostre domande, con le vostre domande, con tutti i vari aggiornamenti. Allora, intanto possiamo mantenere le immagini dalla piazza, così vediamo la situazione, visto che a tal riguardo ci sono tante mail che restano proprio sull'argomento, vuoi perché ci stavano seguendo, vuoi perché ne hanno avuto conto da parte di altre persone. Adesso infatti leggo alcune mail, se abbiamo le immagini, dico alla regia ma senza affanno, quando abbiamo delle immagini
Sì, beh, questa ci può stare fino a, basta che non sa, uno schermo fisso. Quando avremo modo di capire se i colleghi possono muoversi per la loro attività e quindi abbiamo un po' il panorama della situazione, mandiamo in onda le immagini. Questa è una videata unica che punta verso la chiesa con le persone a manifestare. Allora, leggiamo le mail. A San Giacomo dovesse andare la polizia a multare tutti indistintamente, ci scrive un telespettatore. Poi, salve, ma siamo matti, San Giacomo, ma gli assembramenti non sono vietati, ci scrive un'altra telespettatrice. Ancora, buongiorno, ma le forze dell'ordine non sono andate a fare le multe importanti il 1° maggio e poi danno 400 euro di multa al figlio che aspettava in macchina la madre che faceva la spesa. Il tutto lo definirei vergognoso, ci scrive ancora una telespettatrice. E dopo il 4 maggio posso andare a trovare i parenti e fermarmi nella seconda casa in regione? Qui siamo proprio a un altro argomento. Andare a trovare i parenti sì, fermarsi nella seconda casa in regione no. E poi altre domande, per vediamo se restano anche sul tema. Confermo che ci sono, no, questo è il... Sì, questo riguarda un parco pubblico, i parchi pubblici a Trieste sono chiusi fino a nuova, cioè fino al termine della scadenza dell'ordinanza del Comune di Trieste, quindi fino al 3 di maggio, col 4 saranno riaperti, salvo non ci sia una proroga della misura. E poi, ancora disordini in piazza San Giacomo, buongiorno, sul sito di Trieste Prima mostrano il video dei tafferugli in piazza San Giacomo. E ne abbiamo, siamo lì, adesso vediamo se poi ci ritorniamo. E ancora, sì, ci siamo? Allora, non so se ci sentiamo i suoni da San Giacomo, ma non so se mi sente il collega Gianluca Paladin. No, evidentemente ancora no, aspettiamo anche in questo caso che si perfezioni il collegamento. Ancora su San Giacomo, dopo aver visto le immagini di San Giacomo, ma di che cosa stiamo parlando? Scrive Paolo. Ancora, ci scrive in questo caso però Luca, buongiorno, sono Luca, pare che il virus non circoli allorquando ci siano ricorrenze di sinistra, pertanto non servono vaccino o farmaci, basta organizzare una manifestazione rossa al giorno. Viva l'Italia o forse no, perdonatemi la polemica, un caro saluto Luca Russo, punto di vista di un nostro telespettatore affezionato. Poi, sempre seguendo la posta elettronica, altre informazioni varie. Leggiamo questo messaggio, vorrei segnalare che in questi giorni nell'ambito del mio comune di residenza a Trieste ho notato che molte persone passeggiano prive di mascherina o con la stessa abbassata. L'osservanza delle regole è un dovere di tutti e quindi questi indisciplinati andrebbero sanzionati perché rappresentano un pericolo per gli altri. Come abbiamo detto prima, dopo una telefonata di una telespettatrice, si va contro proprio alle regole di quando non si indossa la copertura di naso e bocca, perché è una delle, ripeto, regole che sono state introdotte dall'ordinanza regionale e adesso c'è anche la norma estesa anche dal decreto del Presidente del Consiglio come copertura di naso e bocca per quanto riguarda anche altre regioni. E quelli a San Giacomo si meriterebbero di contagiarsi a vicenda, così si rendono conto delle sciocchezze che stanno facendo, ci scrive ancora un telespettatore. Da casa, io devo andare dopo a lavorare a cattinare in bus perché mio marito non può portarmi e quelli ridono a San Giacomo, io ci abito, vergognoso. E ancora un altro dei commenti, in questo caso è una telespettatrice che ci scrive rispetto alla situazione di San Giacomo adesso del giorno della festa dei lavoratori, con questa manifestazione spontanea, come abbiamo sentito, non autorizzata, che appena possibile rimandiamo in onda per vedere lo svolgimento suo e eventualmente anche le contromisure o comunque le intenzioni da parte delle autorità su questa situazione che è senz'altro divenuta ed è esplosa fondamentalmente senza i dovuti accorgimenti e quindi vedremo come sarà presa in carico. E io intanto vado avanti in attesa di eventuali immagini e altro con ciò che posso utilizzare per contribuire. Intanto mi arrivano messaggi un po' a destra, un po' a sinistra su cosa sta succedendo. Ringrazio per i video che mi mandano, abbiamo comunque la troupe lì, quindi quando possibile andiamo proprio con il nostro materiale. E allora, vado avanti. Ci scrive una telespettatrice. Visto ora a Campo San Giacomo non si vedono le forze dell'ordine che intervengono, ci riteniamo liberi di andare con l'automobile in un qualsiasi punto del comune per poi passeggiare. Dov'è il prefetto e dov'è Fedriga? Ma di che cosa stiamo parlando?
su San Giacomo ancora l'indignazione in questo caso di una telespettatrice. E ci scrive invece un telespettatore: la denuncia media dei parrucchieri è di 10.000 euro all'anno. Adesso si lamentano che perdono migliaia di euro al mese e qualcosa non torna. È così per ogni categoria merceologica. Io aiuterei imprenditori artigiani e commercianti con una cifra anche a fondo perduto in percentuale alle loro ultime dichiarazioni dei redditi. Grazie e buon primo maggio, da un telespettatore. Ancora, secondo me si potrebbe far tutto con tutte le dovute precauzioni del caso, basterebbe che tutti seguissero le regole con la consapevolezza che la salute è importante e che questo virus, è pericolosissimo, anche se in questo momento è più pericoloso il governo. Questa dovrebbe essere una battuta, grazie di cuore. Ancora una telespettatrice. Andiamo a leggere avanti. Ma i prefetti e il questore dove sono? Ci scrivono sempre da casa rispetto alla situazione di San Giacomo. Vado a vedere le altre mail. Dal 4 maggio è possibile portare la barca a fare manutenzione da un comune diverso via mare? No, via mare non è consentito. Esempio, sì, l'esempio da Marano Lagunare, se si può spostare. Però non è previsto l'utilizzo della nave, dell'imbarcazione in mare. Altro, ricopio e invio il messaggio che ho già inviato alle 9, non sapendo se è stato considerato. È stato considerato in precedenza, scusate, mi arrivano molti messaggi anche per la situazione di San Giacomo, alcuni fanno anche delle battute, quindi. Buongiorno, leggiamo il messaggio che voleva inoltrare questa signora. Buongiorno, proprio in relazione alla questione della spesa, presso i supermercati vicino a casa avrei da fare alcune considerazioni. Da quando è iniziato il lockdown sono stata costretta a fare la spesa nel market vicino a casa, uno dei più cari della città, e la cosa ha fatto sì che il budget sia più che raddoppiato. Ho provato a vedere per le consegne a domicilio, meglio lasciar stare. Se avessi potuto andare in macchina una volta ogni 15 giorni, raggiungevo gli scout e mi rifornivo a piacimento. È un controsenso tutto ciò, ho capito la necessità, ma io, come penso molti altri, abbiamo pure la necessità del portafoglio. Ecco perché a mio parere sarebbe da rivedere la disposizione, ci scrive Kiki, si ferma così e quindi la leggo così. Hanno riaperto il McDrive via Flavia, è possibile usufruire del servizio se in realtà si può utilizzare la macchina solo per spostamenti essenziali? Diciamo che quello del takeaway e del McDrive diventano fondamentalmente una sorta di situazione paragonabile, nel senso che se da un lato lei magari può uscire per andare a ordina la pizza e se la va a prendere nel posto dove lei ha ordinato, se lei esce in macchina per andare a McDrive, fondamentalmente è la stessa cosa, non scende fra l'altro neanche dalla macchina, quindi comunque è un servizio che si può utilizzare. Allora, 12:30, io andrei in pubblicità, così vediamo anche di capire i nostri collegamenti a che punto sono. Rientriamo tra poco, vi anticipo che poi saremo in compagnia di Michelangelo Agrusti e, per quanto riguarda il settore industriale, parleremo dunque da un punto di vista più specifico tutti i criteri della ripartenza e le considerazioni. A tra poco.